nell'ultimo secolo la temperatura media del pianeta è già aumentata di un grado. Questo tenendo presente oceani e terre emerse. Ma se prendiamo solo alcune aree continentali e tra queste le Alpi, l'aumento è stato ben più elevato di un paio di gradi. E gli effetti li vediamo già sui nostri ghiacciai, che hanno perso il 50% della loro superficie nel corso degli ultimi 100 anni. Un risultato che vediamo anche nelle portate dei fiumi. Meno ghiacciaio vuol dire meno acqua durante le ondate di calore estive, che peraltro si sono fatte molto più frequenti. L'accordo di Parigi sul clima ci dice che se non facciamo niente per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a fine secolo la temperatura potrebbe crescere anche di 5 gradi, il che sarebbe qualcosa di catastrofico che non abbiamo mai sperimentato prima a livello di specie umana. Viceversa, se riusciamo a controllare le emissioni di gas a effetto serra, potremmo rimanere dentro un più prudente aumento di un paio di gradi a fine secolo, ed è quello che dovremmo perseguire per minimizzare i danni, soprattutto per le generazioni future, per i nostri figli e i nostri nipoti. L'insieme di tutto ciò che dobbiamo mettere in atto per mitigare il cambiamento climatico, ma anche per adattarci alla parte di cambiamento che purtroppo sarà inevitabile, si chiama resilienza, cioè la capacità di un sistema, anche sociale e naturale, ad assorbire uno shock senza collassare. La resilienza però si programma prima, è qualcosa che viene messa in atto con tutti i saperi che devono cooperare e poi ovviamente con una serie di azioni che hanno in ultima analisi il fine di proteggere la vita sul pianeta e anche la nostra qualità della vita. La resilienza è una proprietà strutturale dei sistemi territoriali ed è definita come capacità di risposta, adattamento e riorganizzazione a eventi di stress di un sistema territoriale. In questa prospettiva, quindi, la resilienza non è un fine, quindi non è appunto un fine da raggiungere, ma è un mezzo. È il mezzo attraverso il quale il sistema lavora sulle vulnerabilità e quindi apprende come rispondere, no, alle situazioni improvvise di turbolenza, agli shock. Una definizione molto interessante è quella che definisce la resilienza del sistema territoriale come una dimensione di opportunità, una finestra di opportunità, quindi una dimensione nuova che include quindi l'incertezza nel sistema, la dimensione dell'incertezza, quindi questo non vuol dire, come dire, conoscere anche quelle che sono le condizioni di vulnerabilità dei territori e quindi lavorare con i rischi naturali, antropici che sono interni al sistema e trasformare, diciamo, queste condizioni di criticità in una robustezza del sistema, quindi far sì che il sistema sia in grado di mettere in sicurezza i beni e la comunità, la popolazione da quelli che sono appunto i rischi ai quali il sistema è soggetto, ma nello stesso tempo dotare il sistema di tutte quelle capacità che possono contribuire a innovare, quindi riorganizzare il sistema in caso di una turbolenza. Cambiamento climatico ci obbligherà in un prossimo futuro a ottimizzare quantità e qualità delle acque. Quantità perché in alcuni periodi dell'anno dovremo fronteggiare magari delle alluvioni e in altri, soprattutto in estate, delle prolungate siccità. Questo significa mettere in conflitto i diversi usi dell'acqua e dovremo essere bravi a gestire, sia attraverso le infrastrutture, sia attraverso processi normativi, le priorità degli usi: idropotabile, agricolo, energetico e industriale. Dall'altro lato però non dobbiamo dimenticare la qualità delle acque. Ci sono ormai moltissime sorgenti di acqua, sia superficiale sia nella falda sotterranea, che sono inquinate. Quindi dobbiamo difendere assolutamente le zone dove l'acqua è ancora integra e fare in modo, attraverso la depurazione, di restituire ai corpi idrici, dopo tutti i nostri processi civili o industriali, delle acque che non peggiorino il carico di inquinanti del nostro capitale idrico. Dobbiamo però fare attenzione che non ci sono soltanto gli usi che servono all'umanità. Ci sono anche dei servizi ecosistemici naturali nei nostri corsi d'acqua che vanno rispettati. Quindi dobbiamo difendere anche gli habitat naturali, perché questa è la nostra assicurazione sul mantenimento
della biodiversità e di tutti quei servizi nascosti di cui però abbiamo bisogno per mantenere sano l'ambiente. A cosa serve la biodiversità? La biodiversità non è solo un concetto e un obiettivo a cui dobbiamo finalizzare molte delle nostre, come dire, azioni di tutela e di gestione dell'ambiente, perché è eticamente corretto mantenere la biodiversità a tutte le scale e soprattutto a scala planetaria. Sicuramente è importante anche l'aspetto etico della tutela della biodiversità, ma soprattutto la biodiversità è garanzia del mantenimento della resilienza degli ecosistemi. La resilienza è la capacità di recuperare rispetto all'azione di pressioni ambientali e quindi gli ecosistemi all'interno dei quali o al margine dei quali noi viviamo hanno bisogno di mantenere il loro tasso di biodiversità per mantenere la funzionalità anche per noi, anche per poter utilizzare i servizi ecosistemici che comunque producono. In tutti i territori, sia quelli a elevata naturalità, sia quelli a elevato tasso di antropizzazione, i corsi d'acqua hanno un'importanza fondamentale per il mantenimento della biodiversità. Ci sono numerose specie che sono endemiche del nostro territorio, soprattutto del bacino del Po, in particolare la trota marmorata, poi ci sono delle varietà genetiche, ad esempio, di temolo, poi ci sono anche dei ciprinidi, in particolare il barbo meridionale o barbo canino, come viene anche detto, così come numerose altre specie di pesci. Allora, il modo migliore per tutelarle è quello appunto di conservare un ambiente in buona qualità. Dal punto di vista della quantità d'acqua, non si può sottrarre appunto tutta l'acqua a un corso d'acqua, e dal punto di vista anche della morfologia del torrente, cioè la forma che hanno gli alvei e tutto quello che c'è intorno, in particolare la vegetazione. Queste specie, appunto, come ripeto, sono delle specie che sono state anche indicate dalle convenzioni internazionali come meritevoli di tutela, e quindi è molto importante appunto che noi lavoriamo anche in questa direzione, perché sono realmente una caratteristica del territorio che non è riproducibile. Sono delle specie che si sono evolute nel corso dei lunghissimi tempi della natura in questo territorio e non ci sono da altre parti, non sono sostituibili. I territori fluviali sono stati negli ultimi 50 anni in primo luogo oggetto di imponenti opere di artificializzazione che da un lato hanno consentito l'uso antropico dei territori fluviali, ma dall'altro hanno fortemente penalizzato la funzionalità di questi ecosistemi. Un'altra minaccia sostanziale è quella del costante aumento del prelievo di acque, che non solo in primo luogo diminuisce la capacità di diluizione, ma soprattutto determina l'artificializzazione di quell'andamento delle portate che abbiamo detto è ragione fondamentale, determinante, importantissimo per il mantenimento dell'ecosistema fluviale così com'è. Quando parliamo di acqua ci vengono in mente gli eventi estremi. Noi siamo abituati a progettare le opere idrauliche e la gestione dei corpi idrici guardando al passato, alle serie storiche di dati meteorologici rilevati per esempio negli ultimi 50 anni o un secolo. Dobbiamo invece adesso imparare a guardare al futuro. Non abbiamo ovviamente dei dati certi, ma i modelli di simulazione climatica ci possono aiutare a progettare con dei coefficienti di sicurezza per tutti quegli eventi estremi che ancora non conosciamo e che purtroppo sono destinati a verificarsi. In realtà nella normativa si parla di rischio idrogeologico, ma sarebbe più corretto parlare di rischio geologico idraulico. È il rischio connesso sostanzialmente a quelli che sono fenomeni di tipo franoso o di dinamica fluviale. Quindi rientra nel rischio idrogeologico, rientrano le alluvioni, rientrano le colate di detrito e rientrano tutti quei fenomeni che, se il corso d'acqua fosse un corso d'acqua completamente lasciato libero a se stesso, non determinerebbero alcun rischio. Ma nel momento stesso in cui questi fenomeni vanno a interagire con quella che sono le installazioni antropiche, quindi i centri abitati, le infrastrutture o altro, determinano il rischio mettendo in pericolo quelli che sono i valori esposti in termini di vite umane e in termini anche di beni. E le cause possono essere o cause del tutto naturale o cause legate all'intervento dell'uomo.
In particolare, se andiamo a considerare quelli che sono gli effetti delle colate di detrito e la formazione delle colate di detrito, in questo caso il fenomeno è abbastanza naturale, nel senso che nella dinamica erosiva del corso d'acqua si accumula il materiale nell'alveo principale e con una pioggia particolarmente intensa la portata che viene a defluire dà la stura a questo materiale che poi si riversa sul fondo valle. Se invece andiamo a considerare fenomeni legati all'erosione diffusa sulle aste fluviali nel tratto di valle, in questo caso questi fenomeni possono essere indotti da un utilizzo dissennato del corso d'acqua, ossia l'asportazione del materiale dall'alveo comporta che cosa? Comporta l'impoverimento di materiale solido e la corrente in questo caso è in grado di erodere, di riprendersi questo materiale dal fondo alveo, determinando dei fenomeni di erosione e quindi vanificando in molte case anche quelle che sono le difese che l'uomo può aver costruito per evitare la divagazione del corso d'acqua o per evitare l'inondazione. E questa è una cosa che difficilmente coloro che vivono sul corso d'acqua percepiscono immediatamente. Anzi, di solito vige esattamente l'idea contraria, che bisognerebbe pulire i fiumi, non si puliscono più i fiumi. In realtà le cose non sono così. I corsi d'acqua puliti, tra virgolette, sono corsi d'acqua che non fanno altro che determinare danni maggiori. Per la difesa dal rischio geoidrologico, territorio e società non sono ancora preparati. Dobbiamo investire tantissimo in formazione dei tecnici, ma soprattutto dei cittadini, che ancora non conoscono quale sia la natura dei rischi di oggi, figuriamoci quelli di domani, quelli che arriveranno con il cambiamento climatico. Ogni persona deve sapere quali sono i rischi e soprattutto come comportarsi per proteggere prima di tutto la propria vita e poi i beni e le infrastrutture. Ovviamente il ruolo della protezione civile è fondamentale, ma soprattutto in fase di prevenzione. Intanto va detto subito che lo scopo fondamentale del sistema italiano di protezione civile è quello della salvaguardia della pubblica incolumità, quindi questo non va confuso con tutto quello che riguarda i concetti di messa in sicurezza del territorio, la realizzazione di opere, eccetera. Quindi in qualunque condizione il sindaco, in particolare vedremo, deve essere in grado di garantire l'incolumità dei cittadini. La risposta al rischio non riguarda soltanto l'amministrazione che appunto attraverso la sua autorità controlla le varie situazioni che si manifestano, ma va anche commisurata una importante capacità che è quella che i cittadini possono avere di coinvolgersi nelle operazioni sia durante l'emergenza ma anche prima, reagendo agli eventi sfavorevoli in modo da aiutare a ridurre l'impatto delle calamità. Questa è la capacità collaborativa di una comunità che viene oggi indicata appunto con il termine di resilienza. In questo esempio si vede un'area a rischio molto elevato e questo significa che già in fase di pianificazione, in fase preventiva, bisogna coinvolgere quella popolazione, quei residenti, rendendoli consapevoli del rischio che corrono e facendo in modo che il comune costruisca un suo piano di evacuazione piuttosto che di qualsiasi altra azione che li coinvolga direttamente. Percorso di pianificazione rispetto a quel rischio, in particolare all'alluvione e alla frana, va costruito insieme alla cittadinanza che deve essere consapevole sia del rischio ma anche delle misure che verranno adottate nel momento nel quale si potrebbe manifestare un problema sul territorio. Questo è il concetto della resilienza, va aumentata in questo senso. Cresce nel momento in cui c'è un aumento della consapevolezza rispetto al rischio e della conoscenza anche. La sfida del cambiamento climatico richiede l'impegno di tutti. Per questo Città Metropolitana di Torino ha messo insieme una squadra tra i migliori tecnici nazionali che si occupano di fiumi, di laghi, di torrenti, producendo una serie di video di formazione destinate ai tecnici del settore, ai professionisti e anche ai cittadini. Li trovate sul sito torinometropoli.it.